vorrei dare un premio del tutto negativo a un manga che non si salva neanche per sbaglio. Claymore è pessimo. Questa sì, questa no, questa sì, questa... Un nuovo video di Yotobi! Una nuova recensione di Yotobi! Una nuova recensione di Yotobi! Subito! Subito! Metti su! Allora, mi sono arrivati tantissime mail. Sì, te l'ho mandato anch'io! Sul fatto che io abbia dei manga dietro, e tutti mi hanno detto: ah, i Full Metal Alchemist, ma tantissimi! Sì, quello è Full Metal Alchemist! No, non è Full Metal Alchemist, allora. Ah, mi ero sbagliato. Oh, cavolo. Che vita di merda, mi ero sbagliato. Questo è Battle Royale. Questo è Monster. Questo qua fino a qui è Claymore. Sì, un attimo, sì. Arrivo, ma chi è? E allora, scudieri. Io questo video non volevo nemmeno farlo, però data la situazione, date le circostanze e il caos che sta succedendo su YouTube Italia, mi sono sentito costretto nel dover... No! No, ma io nel 2009 non ho finito di vedere un video di Yotobi! No! Datemi un attimo di tempo che me lo riguardo. Allora, mi sono arrivate tantissime mail sul fatto che io abbia dei manga. Ah sì, è vero che parlava dei suoi manga? No, non è Full Metal Alchemist, allora. Ah sì, mi ricordo che l'altra volta mi ero sbagliato. Questo è Battle Royale. Questo è Monster. Questo qua fino a qui è Claymore. Non l'ha detto veramente. No, ho capito male io, non l'ha detto veramente. Rimando un attimo indietro. Questo è Monster, questo qua fino a qui è Claymore. Sul serio? Sul serio? Yotobi hai letto Claymore? Quella roba? Quello non è un manga, quello è una cosa disegnata a caso da un tizio che non sa fare una storia, non sa fare dei disegni. Ok, alcuni design delle creature sono carini, ok? Alcune tavole sono belle. Va bene, ma... Due petali di rosa non salvano un cumulo di merda. Credevo che tu avessi del buon senso, ma a quanto pare... Oddio! I miei miti cadono uno dopo l'altro. E ora cosa devo fare io? Cosa devo fare? Ditemi! Cioè... No, lo so cosa devo fare. Devo affrontare la situazione come si fa, come ormai è moda affrontare gli youtuber ultimamente. Ok, lo so, non è quello originale, perché costa tantissimo e poi ha tantissimo olio di palma dentro, però... Sì,
Questa è l'arma ufficiale per affrontare uno youtuber nel 2016. Perché sbattersi ad argomentare, perché sbattersi a commentare, a discutere ragionevolmente come delle persone mature, quando basta un po' di crema al cioccolato in faccia per affrontare il tuo youtuber preferito? Anche perché usando quest'arma, a quanto pare, sia chi colpisce che chi viene colpito può fare miliardi di visualizzazioni. Wow! Wow! Ovviamente, scudieri cari, sto scherzando, vi sto prendendo in giro, è una cosa che non farei mai, mai e poi mai contro nessuno. Ovviamente non fatelo nemmeno voi, non fatelo a casa, non fatelo alle fiere, non fatelo contro il vostro gatto, non fatelo contro il vostro youtuber odiato preferito, perché sinceramente non credo che debba essere io a spiegarvi il perché fare questo tipo di cose sia sbagliato. Ed ovviamente è sbagliato sia commettere il gesto in sé, sia mangiarci sopra dopo. E ci siamo capiti. E allora, scudieri cari, io vi saluto come... No, aspetta, perché se non sbaglio nel titolo ho scritto video finito male, quindi niente, questo video finirà male così.